L'argomento che tratterò oggi è relativo alle società per azioni ed è inerente allo scioglimento e liquidazione. Innanzitutto occorre affermare che l'estinzione di una società per azione avviene attraverso una fattispecie a formazione progressiva che si articola sostanzialmente in tre momenti: scioglimento, procedimento di liquidazione e cancellazione dell'ente dal registro. Nel momento in cui delle imprese, naturalmente, nel momento in cui si verifica una causa di scioglimento, non si produce l'estinzione automatica della società, né la società perderà la personalità giuridica. Ciò che si verifica è un mutamento dello scopo sociale, perché l'attività economica è sostituita dalla ripartizione dei guadagni tra i soci, nonché anche del relativo rimborso dei conferimenti. È bene affermare che le cause di scioglimento di una società per azioni possono essere molteplici. Le più importanti sono sicuramente decorso del termine, e quindi, a meno che non sia intervenuta una proroga mediante modificazione dell'atto costitutivo, impossibilità a raggiungere l'oggetto sociale o raggiungimento dell'oggetto sociale, motivazioni inserite all'interno dell'atto costitutivo nel momento in cui si siano realizzate, riduzione del capitale oltre il limite legale, a meno che non ci sia stata l'integrazione dello stesso o la trasformazione della società, delibera assembleare, nonché apertura di una procedura di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata. Le cause di scioglimento operano di diritto. Rispetto al sistema previgente, vi è una netta separazione tra il momento in cui si verifica la causa di scioglimento e il momento in cui produce effetto, essendo quest'ultimo individuato nell'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa o della delibera assembleare che produce lo scioglimento, ai sensi dell'articolo 2484,3 del Codice Civile. La pubblicità presso l'ufficio del registro delle imprese è una pubblicità costitutiva, di conseguenza l'efficacia è costitutiva. Per chi volesse approfondire sulla pubblicità e trascrizione può visionare la mia video argomentazione disponibile su questo canale YouTube. Eventuali ritardi o omissioni da parte degli amministratori fanno sì che questi ultimi siano responsabili personalmente ed solidamente per i danni cagionati alla società, ai terzi, ai creditori sociali e ai soci, sensi dell'articolo 2485,1 del Codice Civile. Certo è che dal verificarsi della causa di scioglimento fino agli adempimenti pubblicitari relativi alla nomina dei liquidatori, la società continuerà ad essere gestita dagli amministratori, ma la gestione degli amministratori è riferita unicamente all'integrità e conservazione del patrimonio sociale, sensi dell'articolo 2486 del Codice Civile. A seguito del prodursi di una causa di scioglimento, la società entra automaticamente in stato di liquidazione. Di conseguenza non ci sarà più l'attività lucrativa, ma ci sarà il pagamento del passivo e la ripartizione del residuo attivo tra i soci. La legge consente comunque, anche in questo stadio, una continuazione temporanea, purché sia sviluppato al meglio l'attivo. Come inizia il procedimento di liquidazione? Il procedimento di liquidazione inizia con una delibera da parte dell'assemblea relativa alla nomina di uno o più liquidatori, e nella stessa devono essere altresì indicati i poteri dei liquidatori, la procedura di liquidazione così come deve avvenire, tutti gli atti che devono essere posti in essere per la conservazione del valore della società. La nomina dei liquidatori avviene mediante assemblea convocata dagli amministratori, salvo diverso disposto contenuto all'interno dell'atto costitutivo.
e l'assemblea si pronuncia con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria. La revoca è disposta all'assemblea straordinaria, naturalmente dei liquidatori, mentre se subentra una giusta causa può essere disposta anche dal tribunale, su istanza però di uno o più soci, su istanza dei sindaci o dello stesso pubblico ministero, sensi dell'articolo 2484,4, 2487, scusate, comma 4 del codice civile. La delibera in questione deve essere naturalmente iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese e da questo momento vi è il passaggio della successione tra amministratori e liquidatori. Di conseguenza, con l'iscrizione della delibera all'interno presso l'ufficio del registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla carica. Successivamente, terminata questa fase, dovrà essere riportata la dicitura società in liquidazione. Subentrati i liquidatori, questi ultimi hanno numerosi compiti. Il principale è sicuramente quello di chiudere i rapporti tra società e terzi e ripartire il patrimonio residuo ai soci. Nell'adempimento dei loro doveri, i liquidatori devono procedere con diligenza e professionalità. Nel momento in cui siano inadempienti, andranno incontro alle medesime responsabilità previste per gli amministratori, cioè ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Sul punto rinvia la mia via di argomentazione l'organo amministrativo. Di sicuro interesse anche l'articolo 2487 ter, perché è importante? Perché prevede che ci possa essere la revoca dello stato di liquidazione, ciò è effettuato all'assemblea straordinaria con apposita delibera volta a neutralizzare la causa di scioglimento. A tutela dei creditori sociali, gli effetti della delibera sono però subordinati al loro consenso o alla mancata opposizione entro il termine di 60 giorni dall'iscrizione della delibera presso l'ufficio delle imprese. Ad ogni modo, la revoca non potrà essere posta in essere nel momento in cui sia iniziata la distribuzione dell'attivo. Completata così la liquidazione del patrimonio dell'ente con il pagamento dei debiti sociali e la conversione in denaro dell'attivo, i liquidatori dovranno procedere ad effettuare il bilancio finale con il cosiddetto piano di riparto, articolo 2492 del codice. Il bilancio in questione non è approvato dall'assemblea ma dai singoli azionisti. Una volta che il bilancio è stato di finale di liquidazione è stato approvato, ci dovrà essere la cancellazione della società dal registro delle imprese e con quest'ultimo passaggio, quindi con la cancellazione, la società si estingue. È bene comunque affermare, tuttavia, che i creditori sociali che siano rimasti eventualmente insoddisfatti potranno procedere nei confronti dei soci, articolo 2395 del codice, nonché nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è avvenuto per loro colpa. La mia video argomentazione in pillole in materia è terminata.